zombie apocalypse. Ciao a tutti, ciao ragazzi, sono Lonnie del benvenuto in questo video. Oggi andremo ad imparare come installare le Lemonade per Minecraft, Ghost Client per 1.8, Ghost Atom Optifine. Bene, come al solito potete passare per il link che vi passo in descrizione e scaricare lo zip. Qua dentro abbiamo semplicemente la cartella con la Optifine, versione in cui è ghostata il nostro client. Andiamo subito su Esegui, non possiamo fare Windows R, e perciò dopo il percento come al solito. Da qua andiamo sulla punto Minecraft e scendiamo fino alla version. E da qua semplicemente andiamo ad importare questa. Bene, una volta dato tutto ciò possiamo semplicemente aprire il nostro launcher e giocare. Come vedete il nostro Minecraft questa volta sarà un po' diverso in quanto ha delle modificazioni interne che, ok, con un pochino di calo possiamo modificare, però sarà più spixelloso e avrà delle UI diverse. Ok, allora cosa abbiamo di diverso da qualsiasi altra versione di Minecraft? In realtà per ora niente, abbiamo semplicemente una versione con la 1.8 ghostata normalissima. Adesso per aprire la GUI della Lemonade basta cliccare o l'apice, quindi quello sotto il punto di domanda, oppure aperta parentesi quadra, che si fa con Shift e la E con l'accento. Ok, ecco qua la GUI. Adesso abbiamo un po' di cose che possiamo modificare. Come vedete adesso sto colpendo l'aria, ma mi dice che non posso fare più che qua. Ciò vuol dire che lo starei effettivamente colpendo. Andiamo però a fare un test. Come vedete a sinistra abbiamo i CPS, sì, ok, un altro clicker più che buono. Ok, sì, un cliente decisamente valido. Vediamo però adesso le sue debolezze. Allora, principalmente ne ha tre. La prima è il fatto che non si possono customizzare le cadence, o come si dicono, shortcut o tasti rapidi. Quindi se uno sta per un controllo e preme l'apice, vi trova questa, ed è banale. Poi, un'altra cosa, non si può aprire la cartella resource pack, in quanto il cliente crasha. E ultima, ma non meno importante debolezza, è che questa dentro il punto jar della Optifine non presenta una cartella molto importante che è la meta-inf. Adesso vi faccio vedere, vi apro il client, vi apro il punto jar con WinRAR e non c'è la meta-inf. Non c'è. E questo vuol dire tanto. Bene, se questo video vi è stato utile vi invito a iscrivervi al canale e basta. Se non vi è stato utile mettetemi pure un mi piace, andate a cagare tutti. Vi voglio bene. Ciao ragazzi.